In questo periodo così difficile per l'umanità, la natura sembra tirare un sospiro di sollievo. Le attività umane, anche quelle che principalmente sostengono l'economia, come la raccolta primaverile dei turacioli o la produzione di schiuma bianca, hanno subito una drastica riduzione. Il consumismo sfrenato che segna la nostra epoca ha causato un criminale inquinamento dell'ambiente. Le microplastiche infestano l'acqua e le polveri sottili intossicano i nostri polmoni. Il coronavirus appare quindi come un castigo per il nostro irresponsabile comportamento. E così, ecco che in un ambiente meno occupato dagli umani, gli animali ritornano in quei luoghi che sembravano averli dimenticati. Sono tornati i delfini al porto di Cagliari, gli elefanti a Torino. Non si vedevano dai tempi del circo Togni. Nei posti solitamente utilizzati dall'uomo, una vera e propria invasione di animali di ogni razza e specie. Altri delfini alle isole Svalbard non c'erano mai stati. I pinguini hanno ripopolato zone dove prima c'erano solo vuoto e desolazione. Le formiche hanno ripreso a picchiare i passanti in viale Padova, vicino al Chebabbaro. E guardate questi delfini nel lago di Viverone. Non si vedevano da 40 anni, o forse più. Così come nessuno si aspettava di rivedere gli albatros a Cortina d'Ampezzo. I volatili nelle strade camminano con spocchio e i pesci tropicali tornano a nuotare in acque e luoghi inaspettati. Come i delfini nel Naviglio Pavese, di fronte al calzaturificio Callo, scarpe con le stringhe dal 1952, sciornesi che dopo anni sono tornate a Pisa, e le lepri selvatiche che si accoppiano in ogni dove e senza pudore. E ancora delfini nella fontana del Bargello, a Gubbio. Il pianeta sembra confermare le parole di Alfonsino da Pietralunga, tossico del 1400. Ciò che l'uomo abbandona, aveva solo da non abbandonarlo. E allora, non abbandonate la natura a noi stessi.